Siamo con Alessio Castellani e Francesco Cavanna. Alessio Castellani, ideatore e fondatore della Festa degli Agricoltori. Francesco Cavanna, presidente della Prologo di Santa Maria degli Angeli. Siamo in quello che è il luogo simbolo, della Festa degli Agricoltori, da dove ormai da 7 anni avviene il raduno finale, dove tutti con il proprio trattore, con la propria macchina agricola, vengono appunto, in festa in quella che quest'anno sarebbe stata la domenica del 21 febbraio. Alessio Castellani, purtroppo la pandemia ha fermato una festa che hai ideato tu. Da dove nasce questa iniziativa? Una mia passione fin da piccolo, amante delle macchine agricole che si incontrano nei campi, ho voluto iniziare da dei modellini per poi far sì che questi modellini un giorno diventassero realtà, creando questa manifestazione in aiuto alle persone più bisognose. La Prologo di Santa Maria degli Angeli, che io mi onoro di rappresentare in questo momento, è stata sempre interessata e coinvolta in questa iniziativa. Lo fa perché rientra nei suoi scopi istituzionali, cioè quelli di poter fare della beneficenza, e questo è un po' il carattere che contraddistingue questa manifestazione, quello poi di avere questa possibilità di fare della beneficenza. Sono già molte le donazioni, da direttore di Assisi News ci tengo a sottolineare che quest'anno le nostre testate online, Assisi News e Assisi Sport, hanno voluto sostenere ed appoggiare questo progetto anche per aiutare i tanti a donare e a raccogliere fondi per un'iniziativa importante. Quale iniziativa, Alessio? Aiutare i bambini dell'ospedale pediatrico di Firenze. Questi bambini hanno bisogno di cure, ognuno di loro ha dei piccoli problemi che, sperando con il tempo, anche loro possono avere una vita normale come tutti noi. Quest'anno la festa è stata bloccata da quella che è la pandemia, però in tanti anche digitalmente e a livello social potranno partecipare. Qual è l'invito a tutti per la domenica del 21 febbraio? In questo caso così particolare, quest'anno possiamo dare la benedizione del patrono d'Italia, San Francesco di Assisi, a tutti gli agricoltori d'Italia. Una cosa impensabile. Questo evento può arrivare in ogni casa di ogni agricoltore, quindi penso che occasione migliore non ci possa essere, anche in questo caso così difficile per tutti noi, di far sì che gli agricoltori, anche da un posto molto lontano, sono il 21 febbraio qui oggi ad Assisi. Ricordiamo che tutti possono donare anche dal pop-up che è situato nelle nostre testate online Assisi News e Assisi Sport. A questo proposito si può donare anche dalla pagina ufficiale della manifestazione. Farei fare un ultimo invito al presidente della Prologo, Francesco Cavanna. Sì, l'invito che vi propongo e che sostengo in modo fortissimo è quello di fare questa donazione in modo tale che riusciamo a raccogliere delle somme per poter donare all'ospedale Meyer, per fare sì che la nostra proposta possa essere sostenuta anche quest'anno, perché la raccolta che abbiamo fatto negli anni precedenti è sempre stata di notevoli, per noi perlomeno, di notevole importo. E vorremmo anche quest'anno che fosse così. Quindi donate, donate, donate. Un messaggio anche da parte di Alessio Castellani a tutti coloro che stanno già partecipando e che avrebbero partecipato fisicamente a questa edizione che non c'è. Continuate a donare, donate, donate, un piccolo gesto che scalda il cuore vostro e che arriva a dei bambini che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. È un piccolo gesto perché siamo anche l'Umbria, il cuore verde d'Italia, in questo caso rosso, rosso perché vuole aiutare veramente i bambini e anche le persone che hanno bisogno. Quindi forza ragazzi, donate perché la festa deve continuare e grazie anche a voi continua. E un grazie anche da parte, anche a nome mio, anche del comitato che non è qui presente con me, ma che è sempre al mio fianco insieme alla Prologo Santa Maria degli Angeli per continuare questo sogno. Grazie.